Panzer 8, 800 di cilindrata, abbiamo fatto la prova al banco, vediamo i risultati per quanto riguarda la coppia, vediamo newton metri, seguiamo la scala, interessante notare come già a regimi molto bassi sia molto corposo questo motore, infatti abbiamo a 2000 giri già 47,9 newton metri, a 3000 abbiamo 57, per cui è un risultato importante come valore di coppia. Poi notiamo una curiosità, una stranezza, vediamo che ha due picchi come coppia massima, uno 72,7 a 6005 e un altro ulteriore 72,8 a 8000. Poi man mano che si avvicina all'entrata in funzione del limitatore, la coppia cala come naturale e a 11,5 circa il motore smette completamente di spingere. E questo andamento di coppia adesso andiamo a vederlo nella curva di potenza perché probabilmente troveremo una curva non tanto rettilinea. Andiamo a vedere. Ecco, infatti, come evidenziato dalla coppia, vediamo che ai regimi molto bassi, 2000-3000 giri, abbiamo una coppia importante che si traduce in una erogazione di potenza abbastanza corposa. Poi abbiamo un flesso però che poi segue a un'impennata molto repentina della potenza, dopodiché si ristabilizza e ha un andamento abbastanza diciamo normale, raggiungendo un picco di potenza massima di 90,2 cavalli alla ruota a un regime corrispondente a 9500 giri. Questo andamento della erogazione della potenza, come abbiamo detto, non è molto lineare e sicuramente nella prova dinamica risulta una moto molto corposa e bassi regimi, una moto nella quale sarà molto bello usare le marce a basso numero di giri buttandole dentro, ti porta sempre via questa moto. In un utilizzo sportivo sicuramente invece questa impennata che vuol dire qualcosa come 17-18 cavalli in 500-600 giri ti dà una cosiddetta botta che indubbiamente è gratificante perché magari la moto si impenna, però sicuramente quando magari si va a fare la smanettata in pista con gli amici penalizza perché metterà un po' in crisi la ciclistica.